Io non posso digerire l'idea che si vieti a una donna di fare sport solo per non mettere in mostra il proprio corpo. È una cosa vergognosa. Purtroppo la vicenda in Afghanistan ha, come dire, ci ha catapultato, no, indietro nel tempo, facendo perdere tutti quelli che sono i progressi, le conquiste anche della democrazia e dei diritti delle donne. Molte donne non hanno neanche il diritto alla voce, non gli danno voce, non solo sport. Certamente io, che sono un atleta, da sportiva ho una pena nel cuore e farò tutto quello che è in mio potere per cercare di migliorare e cambiare questo tipo di direzione. Mi sono battuta tanto affinché anche l'Afghanistan fosse in qualche modo, ovviamente e meritatamente, rappresentato alle Paralimpiadi di Tokyo, dove per la prima volta nella storia una ragazza afghana ha potuto rappresentare il suo paese nel Taekwondo. Sono successi importanti, traguardi importanti, considerando poi che lei si è allenata in una palestra, nella stessa palestra dove si allenavano gli uomini, quindi rischiando anche la vita. Per fortuna questa ragazza è stata messa in salvo, come sono state messe in salvo anche tante cicliste, tante altre atlete. Dobbiamo continuare a promuovere lo sport come opportunità di inclusione sociale, ancora di più per le donne. In Afghanistan rappresenta un'opportunità di riscatto, di dignità, di libertà. Certamente io non ho la bacchetta magica, ma farò tutto quello che è mio potere per cercare di dare voce, di migliorare quelli che sono in qualche modo i loro diritti, a volte duramente conquistati e adesso praticamente sbriciolati. Insomma, non sono sole e molte di noi, non solo io, stiamo cercando di lavorare per cercare di trovare una convergenza anche su questo, per poter dare una mano alle donne di quel paese.